Ainita, adesso basta! Parliamo noi, che siamo quelli che stanno, fino a questo momento, cagando i denari. Quindi Dainit, basta! In realtà, non so perché... Cavazzoni o gli altri, non lo so, la pronunciano Dinit. Quindi non capisco se deve pronunciare Dinit o Dainit. Cioè, la vecchia azienda si chiamava Dynamic Italia, adesso questa è Dinit. Però noi continueremo a dire Dainit, non ce ne frega un cazzo. Che succede? Informazione. Al Romix viene data questa informazione da parte di Dainit, Dinit, che dir si voglia, va bene? Distribuzione on video di Evangelion. Di che cosa? Di questo. Eh? La Ultimate Edition Box Set. Vede? Questa qua. Stupenda, no? Bella edizione. Costa un pochino. Costa 129,99. E sembra tanto, ma in realtà per quello che offre non è nemmeno tanto. Infatti i giapponesi ne stanno ordinando, non avete nemmeno idea voi di quante. Ed è il motivo per cui... Mo parliamo. Durante la conferenza a Romix settimana scorsa, si è parlato anche di Evangelion Ultimate e del successo incredibile che il bundle ha avuto. Le prevendite dei DVD in edizione speciale, non sono solo DVD, sono anche Blu-ray comunque, hanno superato di molto le aspettative di Dinit, andando oltre le 8.000 copie preordinate. Vi ricordo che la prevendita si doveva chiudere il 13 di agosto, quando sarebbe uscito 3.0 più 1.01 su Amazon Prime Video. Questa cosa poi non è più accaduta e le prevendite sono rimaste aperte per tutta l'estate e lo sono ancora adesso, 5 ottobre. Purtroppo in questa edizione non sarà presente l'iconica sigla di chiusura Fly Me to the Moon, vabbè sti cazzi ce la sentiamo su Spotify, ma in compenso sono state doppiate anche quelle parti tra una puntata e l'altra. Sapete quando c'è la musichetta? Allegrissima quando poi si parla di morte, distruzione, depravazione. Quelle parti tra una puntata e l'altra che finora erano rimaste non adattate nella nostra lingua. Per l'occasione è stata richiamata la doppiatrice Stella Musi, che a noi fa solo piacere. L'uscita del cofanetto verrà molto probabilmente fatta slittare a dicembre a causa dell'allungamento dei tempi di approvazione dal Giappone. Allo stesso tempo c'è molto interesse nell'acquisizione dei diritti dell'ultimo film della tetralogia del Rebuild 3.0 più 1.01, ma per ora non sarà possibile portarlo in home video perché Amazon ha tutti i diritti in esclusiva temporanea e noi siamo molto felici perché non solo siete abbonati a Amazon Prime e quindi potete fare l'abbonamento a Caverna di Platone ed entrare nel gruppo Telegram, ma ci facciamo pure i video party e ci guardiamo anche Evangelion, Attacco dei Giganti, Lupin, eccetera, eccetera. Quindi qua qualche giorno fa si diceva, ma l'uscita del cofanetto verrà molto probabilmente fatta slittare a dicembre. Subito. Oggi arriva una bella mail, gentile cliente Amazon, siamo spiacenti di comunicarti che il fornitore ci ha comunicato una nuova data di disponibilità per i seguenti articoli. Di conseguenza la nuova data di consegna prevista è Neon Genesis Evangelion Ultimate Edition Box Set Limited Edition 16 Blu-ray 15 dicembre 2021. Doveva uscire a novembre 15 dicembre. Siamo spiacenti per ogni disagio causato da questo ritardo, nonostante ci impegniamo a offrirti la migliore esperienza d'acquisto possibile. A volte possono verificarsi dei ritardi indipendenti dalla nostra volontà, ma non vi preoccupate perché tanto io comunque per questa cosa qua chiederò un piccolo rimborsino. Tranquillissimo proprio. Allora, l'edizione... questa qui è comunque fica. Stiamo parlando di 130 euro. Ashitaka, ti ho fregato lo screen, che ci vuoi fare? 130 euro, che per il Giappone è zero. In Giappone due episodi in DVD vengono venduti a 20-30 euro, a seconda della qualità o della serie, ok? Due episodi. Quindi immaginate tutta la serie, 26 episodi, in DVD e Blu-ray, più gli extra, più i due film, più i gadget, 130 euro per un giapponese, praticamente zero. Quindi cosa sta accadendo? Una cosa, è una mia illazione, eh? Prendetela con le pinze, ovviamente, non lo so, nessuno mi ha detto nell'orecchia questa cosa, nessuna persona dal Giappone è venuta a telefonarmi per dirmi guarda, noi stiamo ordinando migliaia di copie perché questi italiani sono dei cretini. No, assolutamente, nessuno me l'ha detto, non vi preoccupate. Stanno ordinando tantissime copie dall'altra parte del mondo, però naturalmente sono anche un po' preoccupati dal fatto dell'import, perché questa edizione ha effettivamente
delle immagini che non sono proprio fantastiche. Questo è tutto provvisorio, chiaramente. Diciamo che da un punto di vista dell'attrattiva c'è poco per i giapponesi, sono preoccupati da questo, ma per il contenuto sono molto interessati. Quindi diciamo c'è un po' questo tira e molla dove si stanno ordinando tantissime copie, però c'è un po' di dubbio. Quindi quando arriveranno, chissà se poi alla fine torneranno indietro, boh, è un mistero. Quindi, che succede? Noi abbiamo prenotato questa roba qua all'inizio di agosto. Ma in realtà anche, se non sbaglio, fine luglio si era aperto il tutto. L'abbiamo ordinato e abbiamo impegnato 130 euro così sull'unghia, mani basse, va bene? Sapendo che a novembre, insomma, sarebbe dovuta uscire questa edizione. Ora, posticipata al 15 dicembre, io dico e penso, mannaggia tutto, mi sarei potuto sputtanare altri 130 euro in questo mese. Per altri fatti miei personali che non ho fatto perché nella mia testa c'era sempre il fatto che a fine ottobre si sarebbero presi i soldi dalla carta, a novembre sarebbe arrivato il cofanetto. Che è come funziona la prenotazione? I soldi vengono impegnati, però non vengono scalati dal conto quando prenotate su Amazon. Quando poi arriverà il prodotto nei magazzini, automaticamente verranno scalati i soldi dalla carta. Quindi, insomma, se volete prenotarlo, potete ancora farlo, nel frattempo, se vi interessa, perché comunque è una signora edizione per l'Italia. Rendetevi conto che Dinit aveva fatto un cofanetto Platinum di Evangelion che conteneva solo la serie televisiva e costava tipo 100 euro. Cioè, vi rendete conto che con 30 euro in più, adesso c'è tutto questo po' di roba, due gadget, cartoline a non finire, artbook, posterone. Libretto con tutti i settei, cofanetto particolare, insomma, diciamo che ora vale la pena comprarlo, anche per fare un regalo di Natale, insomma. Quindi se lo volete recuperare, magari io vi lascio il link qua sotto, così fate guadagnare a caverna, sapete quanto? 5 centesimi se va bene, con le percentuali che ci sono adesso, ma naturalmente io lo faccio perché sono vile. Lo faccio perché mi piace il denaro, non lo faccio assolutamente perché ci tengo a far conoscere Evangelion anche con un prodotto che mi sta facendo venire il fegato enorme. No, perché sono cattivo e voglio guadagnare 5 centesimi da questo link referral. Non ho capito perché ai giapponesi non piacerebbe questa edizione per il cofanetto. Per l'esteriorità del cofanetto. Consigli Berserk per uno che ha appena iniziato a leggere? Zaka Figo, ti direi. Se hai appena iniziato a leggere manga, perché no? Con la premessa che tu però abbia letto dei romanzi, che tu abbia guardato dei film. Cioè, se tu vieni da una cultura dell'intrattenimento molto bassa, quasi zero, e cominci a leggere Berserk, non metto in dubbio che ti possa piacere e possa diventare anche il tuo manga preferito. Però secondo me perdi qualcosa perché non perché Berserk debba vivere in funzione di quello che è stato già raccontato e da cui prende a piene mani, ovviamente, ma perché secondo me ti manca quel patto narrativo con le storie che forse non hai ancora sviluppato. Potresti provare a leggere delle storie un po' più semplici. Ci sono tantissimi manga shonen, fantasy divertenti. Che per noi sono roba sdoganata, tipo Fairy Tail. Ma se vogliamo salire un po' più di livello, a breve esce Dragon Quest Dai la Grande Avventura. In una nuova edizione, bella cicciotta, grande, che secondo me è un bel racconto per ragazzi. Cosa ne pensi dell'opening di Cowboy Bebop di Netflix? Mi sono super divertito. Mi ha convinto a guardare quantomeno il primo episodio. Sembra molto cheap, di quelle cose alla Tarantino. Sembra una Blaxploitation degli anni 70. Mi ha divertito, sinceramente. Ah, ma oggi sono usciti dei trailer, Deadseds, grazie, grazie per i 6 mesi. A quanto pare non mi sono pentito. Grande, 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 grazie mille. Una volta sono entrato in fumetteria. Ah, una volta sono entrato in fumetteria, mi dirigo in cassa per pagare i volumi che avevo preso. No Guns Life. Il fumettaro era talmente stupito dal manga che avevo preso che mi ha spoilerato tutti e 8 volumi usciti fino ad adesso. Beyblades, devo dirti la verità. Questa storia mi distrugge. Mi fa veramente male. Come te li ha spoilerati? Forse era troppo entusiasta per via del fatto che nessuno lo legge. Eccolo qui.
Sarà in formato Kanzenban, Perfect Edition, enorme, 25 volumi. Se non sbaglio, costa 8,90 euro. Sto dicendo una fesseria. Veramente enorme, enorme. Sono una bestia di Satana se non ho ancora visto Neon Genesis Evangelion. Enrico Aku, non penso sia grave, ma sei un po' figlio di puttana. No! Passando ad altro, hai letto Asadora? Assolutamente sì, credo sia un bellissimo racconto di Naoki Urasawa. Non so perché la gente si lamenta, forse perché... Boh, è convinto che deve fare soltanto quegli intrighi, misteri. Secondo me, il fumetto più bello che ha fatto è Billy Bat. 20th Century Boys and Monster, nonostante siano belli, e io li trovi belli, secondo me si incartano un bel po'. Forse complice la pubblicazione sulla rivista, i tempi stretti, non lo so, qualcosa gli è andato storto perché sono un po' troppo arzigogolati. Invece Billy Bat funziona benissimo, è veramente fantastico. E Asadora mi piace un botto. Happy pure un altro dei miei preferiti di Urasawa. Pluto è il più bello, non lo so, non direi. La Perfect 20th Century Boys era stata annunciata per questo mese, stiamo aspettando. Mi hai letto Sin City di Frank Miller? Gazz d'Alessio! Che assist per il flex che sto per fare! Io ti dirò che non solo ho letto tutto Sin City, che non solo ho partecipato alla promozione di Una donna per cui uccidere, il film, che non solo ho incontrato Frank Miller, ma mi ha anche autografato il libro. Ma che bello, va? Potente, potente. Che cosa si può dire a Frank Miller? Un maiale, un bastardo, uno schifoso animale. Ma proprio per questo un grande artista. Penso che Sin City sia semplicemente il coronamento di tutto quello che lui aveva sempre voluto disegnare. Cioè, io sto facendo vedere forse alcune delle pagine più belle di questo volume, il racconto di Sin City, tutto veicolato da questo grande nero, tutto a sottrazione, bianco e nero potentissimo come dovrebbero essere i fumetti, anche secondo me, molto giapponese. Qua il personaggio che sta sui tetti per entrare nella villa della sua amata, cazzo, sembra un ninja. Non è un racconto americano, è un racconto giapponese. Sembra un ninja. Stupendo, bellissimo, pazzesco. Che si può dire? Secondo me, se non l'avete mai letto, dovreste guardare il film. Guardate il film perché è praticamente uguale al fumetto e vi fate una bella cultura di cinematografia nuova, nuova. Super potente. E tutta la roba che gli piaceva, anche di Will Eisner finisce qua dentro. Direi che secondo me è molto utile leggere anche la conversazione che ha avuto con Will Eisner per apprezzare bene Sin City. È un saggio di un'intervista tra i due, molto bello, molto bello. Caverna, te le informazioni su storie di banca e curiosità di esso, dove le trovi? Martin Pepe. Allora, di solito, vabbè, frequento molti siti di riferimento, amici specifici. Quindi, ecco, da questo punto di vista non ti posso aiutare, però amici che magari stanno in Giappone o comunque hanno un contatto stretto con il Giappone e raccontano delle cose interessanti. Ma in generale, sui siti ti viene detto di tutto e di più. Di Kirkill. Buonasera, ho ripreso la lettura di One Punch Man e ho notato che il capitolo 94 ha 140 pagine. Per caso il digitale è diverso dal cartaceo? Ad esempio, il cartaceo hanno rimosso alcune cose accorciando i capitoli. Sì, il digitale, la versione digitale di One Punch Man, purtroppo, è tra molte virgolette meglio, anche se io ritengo che alla fine sia meglio il cartaceo. Cioè, ci sono delle scene fatte apposta per il digitale che sfogliandole velocemente ridanno l'illusione di un anime. Il problema è che questo,
con il cartaceo è molto difficile da poter realizzare, non si può fare. Sfogliando le vignette veloce magari si può fare in digitale, ma col cartaceo, cioè non è un flipbook che tu ti metti così prrr, complicato, quindi meglio che non ci siano poi alla fine quelle parti all'interno del manga stampato. Vinland Saga manga assolutamente consigliatissimo. Caverna è da buon trader. Bundle 34 variant di AOT più beginning. Prenderà valore col tempo? Secondo me sì. Però bundle mai aperto. Bundle mai aperto, tenuto così. Allora, la Takeuchi ha fatto solo un manga, sostanzialmente, che è Sailor Moon. Oltre a quello, direi che c'è molto poco da dire della Takeuchi. Più che altro è interessante vedere il controllo potente che lei ha sulla sua opera, rendendola degna di questa etichetta. La sua è davvero un'opera in costante evoluzione perché poi viene arricchita da alcuni particolari decade dopo decade, vuole controllare che tutto sia in linea con la sua scelta editoriale. Il fumetto di Sailor Moon è una croce che io non consiglio a nessun editore perché bisogna approvare ogni numero, poi bisogna spedire il numero in Giappone, aspettare che arrivino le correzioni, rispedire. Vedere se tutto va bene, se la Takeuchi è d'accordo, se non è d'accordo sono cazzi, devi rifare tutto da capo. Un casino. L'Arakawa, di contro, ha fatto molte storie, tra cui un'altra mia preferita, oltre Fullmetal Alchemist, che è Silver Spoon, davvero niente male, che racconta sostanzialmente la sua giovinezza in una fattoria, anche se con personaggi diversi e obiettivi diversi. Anche la leggenda di Arslan non è niente male, veramente un bel fumetto. Quindi, tenderei a dire l'Arakawa. Non ho più soldi, non nominare Silver Spoon che va sold out. Va bene, non lo nomino più, me lo rimangio. Silver Spoon, Silver Spoon, Silver Spoon, Silver Spoon. Adesso i microfoni di tutti gli smartphone delle persone che sono collegate. Silver Spoon, Hiromu Arakawa, Silver Spoon, Panini, Silver Spoon, Hiromu Arakawa.